Parlare di Tares a un ristoratore è come mettergli una spina nel fianco, almeno a Bassano, dove l'amministrazione ha deciso di approvare le tariffe al rialzo per molte categorie con picchi del più 170%, solo, si fa per dire, più 134% per i ristoratori. E oggi la pressione fiscale è arrivata quasi al 70%, il che vuol dire che quando uno dichiara 100.000 euro, 70.000 euro vanno in tasse. Stiamo viaggiando mediamente su un 30% di calo di presenze, di conseguenza ogni tassa che viene aggiunta, ogni fardello che viene aggiunto, per noi è veramente una spina che viene conficcata nel nostro sangue. La situazione è drammatica, ci racconta. Le aziende sono stremate, sono preoccupate e ci sono locali che rischiano la chiusura. Intanto la prima rata, quella a scadenza del 31 ottobre, è stata pagata. Per la seconda... Siamo pronti per naturalmente un incontro con le parti perché sicuramente prima della seconda rata dovrà accadere qualcosa. Ed ecco quindi che la class action contro il comune, già annunciata nei nostri TG, potrebbe iniziare a prendere forma. È tutto in preparazione, ma prima dobbiamo fare dei piccoli passi prima di arrivare alla collisione, perché questo è da evitare, non è il momento sicuramente di mettersi a litigare o comunque a fare una guerra. Ci dobbiamo mettere sul tavolo della concertazione per trovare la soluzione ideale.